Qui comincia il nostro viaggio. Una giornata di aereo con scalo a Madrid e destinazione Lima. Lui è Daniele, il mio compagno di viaggio. E questa è Lima, la capitale da 9 milioni di abitanti del Perù. Quasi un terzo della popolazione del Perù vive qui. A Lima ci restiamo giusto una notte e già il secondo giorno testiamo il primo di tanti viaggi in autobus. La compagnia Cruz del Sur è una delle migliori del paese, con un servizio di pasto a bordo davvero eccezionale. Per un peruviano, forse. Questo primo viaggio in autobus ci fa capire che il Perù è diverso dal nostro immaginario. Fuori dal finestrino si alternano tratti di deserto con la sabbia e cittadine talmente disordinate che sembra ci sia stato un bombardamento. Dopo qualche ora di autobus arriviamo a Paracas, paesino sull'oceano, 270 km a sud di Lima. Questa mattina facciamo un'escursione alle Islas Ballestas. Le isole sono popolate da numerosi volatili, pellicani, gabbiani, leoni marini e pinguini di Humboldt. E sono famose soprattutto perché ricoperte di guano. Un'ultima passeggiata in centro con spuntino e si riparte per Huacachina. The leaves are all golden and brown, with nowhere to go. Huacachina è una vera e propria oasi naturale in mezzo al deserto, meta di svago per molti abitanti del luogo. La tappa successiva prevede un'attività tra le più gettonate della zona, il sandboarding. L'appuntamento è alle 16, per un tour sulle dune con una rombante dune buggy. Un giretto tutt'altro che tranquillo.